Alcatraz, 15 settembre 1950. Io sono David Szymanski, il direttore del penitenziario, ma voi dovrete chiamarmi signor Szymanski. Ma io sono innocente! Sono innocente! Io sono innocente! Ma diciamoci la verità. A che ti serviva un amico come a me? La vostra legge è solo utopia. Benvenuti ad Alcatraz. Siete sicuri che sia solo uno spettacolo? A Terni dal 18 al 28 gennaio, tutti i giorni alle ore 21, domenica ore 17, lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 gennaio, riposo. Questa è Radio Incontro Terni. Benissimo, allora abbiamo in linea Sandy Medini. Ciao Sandy. Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Buonasera Sandy, tu sei la regista, l'ideatrice, la produttrice, sei il cuore di questo spettacolo. Assolutamente sì, infatti il mio pensiero va quotidianamente a quella che è la riuscita nel migliore dei modi dello spettacolo, anche perché a differenza di 2 anni fa, con lo spettacolo che venimmo per la prima volta qui a Terni, con Psychiatric, torniamo con... dopo 2 anni ovviamente con il nuovo spettacolo assolutamente originale che si chiama Alcatraz ed è una tematica basata nelle carceri, diciamo così che è una storia basata all'interno delle carceri dove raccontiamo attraverso l'arte, quella del circo, del teatro, del cabaret, le vicende che si vivono purtroppo all'interno delle carceri, in qualsiasi settore, diciamo, europeo, americano, occidentale e così via. Quindi questo è il tema di quest'anno, Sandy. Invece il tema dello scorso anno, della scorsa stagione, qual era? Psichiatriche. La prima volta il nostro spettacolo parlava della malattia mentale e quindi raccontavamo sotto ovviamente la chiave come sappiamo fare noi le vicende che succedevano all'interno dei manicomi. Invece questa volta portiamo Alcatraz in mezzo a una marea di artisti che si cimenteranno nelle vesti dei carcerati, travolgeranno il pubblico in quella che è la sensazione dell'ansia, il terrore, un po' come ci differenziava il primo spettacolo, e così a susseguirsi tante cose simpatiche, tante novità, tanti scherzi, un labirinto oscuro prima di entrare nel tendone vero e proprio, e lì poi saranno suddivisi coloro che comprano il biglietto in 3 settori, avanzi di galera, infami ed ergastolani. Insomma, abbiamo puntato anche su queste cose un po' simpatiche per travolgere ancora di più il pubblico, che poi si troverà a vivere delle emozioni vere e a vedere delle esibizioni stupende, perché noi abbiamo la fortuna anche di collaborare con il famosissimo Sergio Soleil, delle quali ci hanno dato, diciamo così, 2 delle loro esibizioni più importanti. Quindi insomma siamo onorati di questo, e addirittura a Terni portare uno spettacolo di questo livello a noi ci fa solo che piacere, e quindi sappiamo che diamo quel qualcosa che il pubblico della volta scorsa ne è rimasto soddisfatto e non volevamo insomma esserne di meno. Dunque sarà una cosa molto bella. Mi devi dire però come hai ideato questo progetto? Diciamo che abbiamo sempre il dito puntato su quella che è l'innovazione. Cerchiamo di rinnovarci anche perché a noi ci piace essere stimolati, dato che facciamo questo lavoro diciamo tutto l'anno. Ed è nata dalla voglia di dare qualcosa di più allo spettatore, non solo venire e vedere uno spettacolo, ma cercare di travolgerlo e raccontare attraverso l'arte delle problematiche serie, che possono essere, come abbiamo già fatto, quella della malattia mentale e adesso invece quella delle carceri. Sì, noi abbiamo scelto proprio la vostra radio per avere un riscontro maggiore nella vostra città. E io ti ringrazio. Ci mancherebbe. Ti ringrazio tantissimo.
Ti posso dire che tutti i post che abbiamo già fatto fino ad oggi hanno avuto molti like, quindi sicuramente è uno spettacolo che i ternani gradiscono, come hai detto tu, al quale hanno già assistito la stagione scorsa e che si ripresenta in una nuova versione, quindi. Sì, assolutamente, proprio per questo noi siamo voluti ritornare. La volta scorsa è stato un calore immenso la dimostrazione che i ternani hanno dato. E non è facile per noi tornare nelle città a distanza di 2 anni, però l'itinerario che abbiamo scelto prevedeva anche la città di Terni, con la quale siamo andati via molto soddisfatti, anche perché riusciamo a raccogliere un pubblico molto giovanile. Cioè, questo è uno spettacolo che è vietato ai minori di 14 anni, ma c'è una motivazione ovviamente. Scegliamo un pubblico che non è mai stato presente in tanti casi all'aspetto circo, all'aspetto teatro, e quindi noi siamo, diciamo così, una struttura che riesce a raggruppare un pubblico che meravigliamo insomma un po' tutti, il fatto di averne in grande quantità, ma soprattutto giovanile. Alcatraz sarà una cosa meravigliosa, un mix, come ha detto Sandy, tra spettacolo, circo, teatro e poi questa bella sorpresa del Cirque du Soleil, no? Ah sì, assolutamente, ne siamo davvero onorati. E quindi a maggior ragione il pubblico che si rende conto di vedere uno spettacolo così particolare fa sì che ci sia un passaparola così veloce, e infatti dove siamo stati alla fine abbiamo dovuto anche bloccare le vendite perché ce n'erano davvero, o addirittura aggiungere degli spettacoli, ecco, perché in realtà quando piace una cosa accorrono in tanti, e quindi questo è per noi, diciamo, la moneta più importante, soddisfare il pubblico, assolutamente. Bene, troverete questa chiacchierata con Sandy, che vi ha spiegato questo spettacolo, questo evento a Terni Alcatraz, sulla pagina YouTube. Se volete condividere, vi abbiamo già spiegato che chi condivide con altri 10 amici poi avrà uno sconto del 50% sul biglietto, vero Sandy? Esatto. Mostrando naturalmente lo screen. Sandy vi aspetta Alcatraz dal 18 al 28. È un'occasione bella. Grazie Sandy, in bocca al lupo e lunga vita al lupo. Grazie mille, un caro abbraccio a tutti voi. Grazie, anche a te. Benissimo. Ciao Sandy. Ciao. Grazie, Alcatraz. Alcatraz, 15 settembre 1959. Io sono David Schumansky, il direttore del penitenziario, ma voi dovrete chiamarmi signor Schumansky. Ma io sono innocente! Sono innocente! Io sono innocente! Ma diciamoci la verità. A che ti serviva un amico come me? La vostra legge è solo utopia. Benvenuti ad Alcatraz. Siete sicuri che sia solo uno spettacolo? A Terni dal 18 al 28 gennaio, tutti i giorni alle ore 21, domenica ore 17, lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 gennaio, riposo.